Si definisce inquinamento accidentale uno sversamento che avviene in un luogo e in un tempo non prevedibile e per cause che sfuggono alla volontà umana. L'inquinamento marino accidentale è causato principalmente da incidenti di petroliere, navi cisterna e piattaforme per l'estrazione del petrolio grezzo. Il numero di sversamenti accidentali che si verificano ogni anno nel mondo è relativamente esiguo, ma le grandi quantità di sostanze inquinanti sversate, milioni di litri di inquinanti per ogni singolo incidente, rendono catastrofico l'evento e terribili gli effetti che ne conseguono. Nel 1969 varie organizzazioni mondiali, tra cui la FAO, l'UNESCO, l'UNEP e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno creato un gruppo di esperti, il cui acronimo è GESAMP, che studiasse in particolare gli aspetti scientifici relativi alla protezione dell'ambiente marino. Il GESAMP ha elaborato la definizione di inquinamento marino, ovvero un'alterazione dell'ecosistema dovuta all'introduzione diretta o indiretta di sostanze o energia capaci di produrre effetti negativi sulle risorse biologiche, sulla salute umana e sulla qualità delle acque. Secondo questa definizione, qualsiasi sostanza è potenzialmente inquinante. Anche l'acqua calda o il carbone, se sversati in mare in grandi quantità, sono in grado di produrre alterazioni dell'ecosistema marino. Molte sostanze, come il petrolio, sono oltretutto pericolose e nocive per la salute umana e per gli organismi viventi, siano essi animali o vegetali. Queste sostanze pericolose sono anche chiamate con la sigla inglese HNS, Hazardous and Noxious Substances. Sapere dove e quando avverrà un inquinamento accidentale e quale sostanza verrà sversata in mare è praticamente impossibile. È indispensabile però ottenere il maggior numero di informazioni possibili riguardo al traffico via mare delle petroliere e delle navi in generale che viaggiano con grossi carichi di HNS. La normativa internazionale e nazionale sul traffico marittimo prevede che le navi con carichi a rischio comunichino il loro percorso dal porto di partenza a quello di arrivo, inclusi gli eventuali porti intermedi. Lo studio effettuato sulle rotte delle petroliere ha permesso di identificare dei percorsi talmente trafficati da meritare il nome di autostrade del mare. L'identificazione delle autostrade del mare, sia del petrolio sia delle altre sostanze chimiche pericolose, è fondamentale per capire quali siano le aree ad alto rischio di inquinamento accidentale. Ottenere più informazioni possibili sul tipo di sostanze che vengono trasportate e sulle rotte maggiormente navigate può servire, in caso di disastro, a facilitare le operazioni di organizzazione dei mezzi e degli uomini necessari per intervenire nel minor tempo possibile. Lo studio, tuttavia, non è stato possibile fino ad oggi applicarlo all'identificazione dei percorsi che interessano le sostanze chimiche pericolose diverse dal petrolio e porre quindi delle restrizioni adeguate che ne regolarizzino il traffico. Le sostanze HNS, in base alle loro caratteristiche chimiche, si possono distinguere in due grandi categorie. Quella degli idrocarburi, cioè tutto quello che costituisce il petrolio grezzo e i suoi derivati come il diesel, la benzina e il catrame, e quella di tutti gli altri prodotti chimici. Il loro comportamento, una volta sversati in mare, dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche e dalle condizioni meteorologiche o climatiche del luogo e la stagionalità. Le sostanze sversate in mare possono evaporare, si pensi per esempio all'alcol, galleggiare come il popcorn, sciogliersi come l'inchiostro o affondare come la sabbia. Ma spesso hanno comportamenti più complessi. Una parte galleggia e una parte si scioglie, oppure una parte si scioglie e una affonda. È importante conoscere come la sostanza sversata si modifica nel tempo per decidere se e come intervenire. Le sostanze possono subire processi di degradazione ad opera del sole, del vento, delle onde e degli organismi viventi, come per esempio i batteri. Il tempo di degradazione dei prodotti petroliferi varia moltissimo in base al tipo di idrocarburo coinvolto. Alcuni evaporano in poche ore, altri rimangono in mare per anni. Il diesel, per esempio, normalmente usato come combustibile per le automobili, è formato da una frazione idrocarburica molto tossica. È in grado di uccidere rapidamente tutti gli organismi che ne ingeriscono o inalano grandi quantità, ma evapora molto velocemente quando le condizioni meteo marine sono instabili. In poche ore dal suo sversamento in acqua, il diesel non è più individuabile. Non sempre il mare mosso favorisce l'allontanamento di composti inquinanti. Il fuel oil è un'altra frazione idrocarburica normalmente impiegata come combustibile per le petroliere o per le industrie.
quando viene agitato dalle onde del mare, forma una emulsione di acqua in olio che prende il nome di mousse di cioccolato. Si gonfia, diventa spumoso e aumenta di circa 10 volte il suo volume iniziale. Questa mousse di cioccolato, a dispetto del nome, è maleodorante, tossica e molto appiccicosa. Ingloba tutto quello che incontra, sia in mare che sulle coste. La formazione della mousse inizia qualche ora dopo lo sversamento e il processo di formazione può durare fino a qualche settimana. A seguito di uno sversamento di petrolio, la marea nera che si forma viaggia per mare danneggiando tutto quello che incontra sul suo cammino. Gli uccelli marini sono i primi a morire. Le piume si inzuppano e gli uccelli, diventando troppo pesanti per galleggiare, muoiono annegati. La chiazza di petrolio uccide molto rapidamente anche delfini, balene e tartarughe che incontra lungo il suo cammino. Questi animali hanno necessità di salire in superficie per respirare e nel fare questo involontariamente inalano o ingoiano il greggio sospeso in superficie, morendo per annegamento o per intossicazione. Anche altri organismi marini meno visibili vengono uccisi dalla marea nera. Lo strato di inquinante sulla superficie dell'acqua forma una pellicola spessa che impedisce il passaggio dell'aria e della luce. In bassi fondali, questa condizione porta alla morte delle alghe, delle piante e degli animali che vivono attaccati agli scogli o sul fondale, come le cozze, le patelle, i granchi, gli anemoni. La morte degli organismi animali e vegetali è considerata un effetto a breve termine, perché è visibile nei giorni immediatamente successivi al disastro. Ma questi non sono gli unici effetti negativi dell'inquinamento da petrolio. Ne esistono altri, definiti a lungo termine, che si verificano quando gli organismi marini vengono in contatto con quantità limitate di inquinanti. In questi casi, i pesci, le tartarughe marine, gli uccelli, non muoiono, ma subiscono gravi danni, in particolare a livello del sistema endocrino e immunitario. Iniziano così a produrre un minor numero di uova, molte delle quali non si schiudono o danno alla luce piccoli malformati. Per affrontare queste problematiche, una volta avvenuto lo sversamento di inquinante, entra in azione una squadra di emergenza. Si tratta di esperti, relativamente ai prodotti sversati e all'ambiente marino coinvolto, che suggeriscono alle amministrazioni, come il Ministero dell'Ambiente, cosa si deve fare o a volte non fare per evitare ulteriori danni. La squadra di emergenza raccoglie tutte le informazioni necessarie per valutare l'inquinamento, identificare quale sia la tecnica migliore per limitare lo spandimento e proteggere le zone più a rischio. In particolare, il lavoro della squadra si svolge attraverso la raccolta di dati sulla zona in cui è avvenuto l'incidente, di dati geografici, ovvero come la costa, le caratteristiche sedimentologiche della zona, se sono presenti aree sensibili o sbocchi di fiumi, l'analisi di dati meteomarini, cioè temperatura e caratteristiche chimiche dell'acqua, dati sulle onde, sulle correnti, sulla direzione e forza del vento. I dati meteomarini sono molto importanti per identificare se e in quanto tempo un inquinamento avvenuto al largo può spingersi sotto costa. Esistono anche modelli matematici e software in grado di simulare, una volta inseriti i dati necessari, l'espansione nel tempo del fenomeno. In aggiunta vengono raccolti i dati sulla sostanza inquinante, la tipologia e la quantità, il suo comportamento in mare e gli effetti che la sostanza porta sugli animali e sui vegetali. Una volta raccolte tutte queste informazioni, si identifica la tecnica migliore per affrontare l'emergenza. Per le sostanze che affondano si usano strumenti come la sorbona, una sorta di aspirapolvere, oppure le draghe, le ruspe del mare. Se invece la sostanza non può essere recuperata, si può pensare di ricoprire la zona inquinata. Nel caso di uno sversamento di petrolio abbastanza vicino alla costa, si può provare a contenere lo spandimento della chiazza con delle panne. Si tratta di lunghi tubolari, anche di 30 metri, gonfiati con aria compressa, aventi una gonnellina con dei piombi che la fanno scendere verso il basso. Le panne permettono di raccogliere il petrolio con delle macchine speciali, dette skimmer. Quando la sostanza è arrivata sulla costa, invece, le tecniche dipendono dal tipo di substrato. Per ripulire una scogliera si possono usare getti di acqua, spesso calda, oppure degli speciali tessuti, in grado di assorbire il petrolio. Se si deve ripulire una spiaggia, si possono usare delle ruspe o delle rastrelliere o delle pale. È bene sapere, però, che tutte queste tecniche di intervento non riusciranno mai a riportare l'ecosistema danneggiato alle condizioni in cui era prima dell'inquinamento.